Dottor Alessandro Giovinazzo, sindaco di Rizziconi, 80 anni dalla strage del 6 settembre del 43, il comune di Rizziconi non dimentica. Assolutamente, il comune di Rizziconi non dimentica, i cittadini di Rizziconi non dimenticano quella che è stata una strage compiuta in maniera codarda, peraltro, in maniera praticamente assolutamente senza alcuna motivazione, se non una motivazione come si è ricostruito a livello storico, sembrerebbe che quel famoso lenzuolo alzato da alcuni cittadini durante la ritirata dei nazisti, che i cittadini lo avevano alzato solamente per far presente agli alleati che stavano arrivando da sud, che Rizziconi era terreno franco, terreno dove non ostile, terreno assolutamente tranquillo, invece i nazisti in ritirata pensarono bene di prendere come riferimento quel lenzuolo e bombardare in prossimità di quella cittadina dove quel lenzuolo era stato praticamente steso per appunto una sorta di ritorsione verso i cittadini che comunque non avevano fatto niente o pensavano che ci fossero già gli alleati e hanno pensato bene comunque di bombardare un territorio dove c'erano comunque inermi cittadini. Fatto sta che 17 inermi abitanti di Rizziconi persero la vita, tra cui diversi bambini, tra tanti feriti, ma finalmente negli ultimi anni, grazie all'impegno dell'istituzione comune, dell'AMPI, dell'AMPA, di tutte praticamente le associazioni che hanno voluto che questo evento non cadesse nel dimenticatoio, la strage del 6 settembre di Rizziconi è stata riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Attenzione, nell'Atlante geografico delle stragi nazifasciste in Italia, finanziato peraltro dal governo tedesco, non è da sottovalutare questo riconoscimento non tanto al comune di Rizziconi, non tanto ai cittadini di Rizziconi in generale, ma bensì ad una comunità intera che patì le pene dell'inferno in quel tragico 6 settembre 1943. Ed è bene che la cosa venga ricordata, soprattutto per non farla cadere fuori dalla memoria, che resti nella memoria soprattutto dei più giovani. E qui a Rizziconi, il 6 settembre 1943, il paese di Rizziconi, gli abitanti di Rizziconi furono oggetto di una gravissima rappresaglia delle truppe tedesche naziste in ritirata dalla Sicilia verso il centro-nord per una vicenda legata ad un drappo bianco, una bandiera o un lenzuolo issata sul campanile della chiesa. Quelle truppe che avevano già superato l'abitato di Rizziconi, erano vicini verso il Monte Poro, verso Nicotera, si fermano, tornano qualche chilometro indietro perché il comandante ordina la rappresaglia. Bisogna punire gli abitanti di un paese che sembrano attendere in maniera positiva l'arrivo degli anglo-americani. Comincia il cannoneggiamento, i cannoni sono diretti verso l'abitato e qui muoiono soprattutto bambini e anziani. Delle 17 vittime e 56 feriti, gran parte sono bambini e anziani, perché in quelle prime ore di pomeriggio e lungo tutto il giorno le donne spesso erano in casa e gli uomini erano o nei campi o militari. Una strage che è una delle prime stragi che avviene in Italia per decisione dei nazisti che ormai spadroneggiano l'Italia. Ma la cosa particolare della strage di Rizziconi è che qui avviene tutto nel momento in cui tedeschi e quindi la Germania nazista e Italia, l'Italia fascista sono alleati. Eppure gli alleati vengono colpiti duramente, senza ovviamente, non ci sono giustificazioni, ma in maniera... Allora noi da anni ci stiamo battendo perché la strage di Rizziconi esca dai confini di un territorio e divenga di rilievo nazionale. Vogliamo che le istituzioni regionali, nazionali siano presenti a una delle più gravi stragi del nostro paese. Penso che ce la faremo. L'impegno di AMPA 25 aprile va in questa direzione, anche con la mia ultima lettera aperta al Presidente della Repubblica.